primo giro gravel con la Megamo e prime impressioni. La bici si comporta veramente bene, il cambio GRX è un burro precisissimo e ci godiamo questa prima uscita. Quello che sicuramente andrò a cambiare prossimamente sono proprio le gomme, che in questo caso non sono tubeless ready, quindi sono con camera d'aria. È una cosa che sul gravel secondo me è meglio cambiare il prima possibile. Telaio in alluminio, peso abbastanza contenuto, siamo poco sopra i 10 kg e fa tutto quello che ci si aspetta. La posizione di guida è abbastanza comoda, è anche adatta per lunghi tratti su asfalto. Queste prime impressioni sono assolutamente positive. Ci si diverte, ci si fa una bella girata fuori dal traffico e si prova nuove strade e nuove avventure. Questa bici è equipaggiata con un cambio Shimano GRX che è veramente perfetto, è un mix tra GRX 600 e 400, dischi da 160 mm sia all'anteriore che al posteriore e frena veramente bene. È stata equipaggiata con ruote Vision, canale abbastanza stretto, siamo a 19 mm, di solito più sul 21, 22, 23 fino a 25 anche, che ci sta effettivamente. Vediamo come vanno e sicuramente abbiamo già capito che il cambio gomme è necessario. Il gravel si conferma essere molto divertente perché ci lascia fare un po' tutto quello che ci va. Quindi se vogliamo un po' di sterrato oppure fare un bel trasferimento in asfalto che ci riporta verso casa. È un po' quello che si faceva molti anni fa anche in mountain bike e poi si sono evolute un po' tutte le varie discipline. Un mezzo che ci permette di fare un po' di tutto e soprattutto di sfruttare, a mio parere, il periodo invernale in un ottimo contesto, che è quello di appunto strade sterrate, poco trafficate, in cui si possono fare ottimi allenamenti e staccare rispetto al nostro quotidiano. Megamo Jacquard 30 approvata. Come sempre, iscrivetevi, fate like, commentate e ci vediamo alla prossima. Ciao! We'll be right back.